Piano 2? Ah, ma allora stiamo andando giusto? Non ho visto neanche dall'altra parte cosa c'era. Ah, siamo tornati con i flashback. Il tempo è bello oggi, fratellone? Sì, è vero. Dovremo fare i compiti quando torneremo a casa. Sì, un ragazzo di molte parole. Fratellone, cos'hai? Ah, scusa, non è niente. Davvero? Davvero? Io ho una ca... Vuoi qualcosa da mangiare? Ti comprerò un gelato. Davvero? Sì, perché mi ha offerto del gelato quel ragazzo? Vabbè, mio fratello. Io voglio del prosciutto! Qui sono ancora all'interno, vero? Ma non è questo l'importante, era una trappola quella di prima, vero? Sapevo che mi avevi ingannata, sono così stupida. Fratellone, che dovrei fare? Sento che andando avanti proseguo lungo la strada sbagliata. Possiamo tornare indietro. Non torna indietro, vedi? C'è un coltello grosso come una casa, ma non torna indietro. Strada rossa. Ah, cosa sarebbe questa? Strada rossa perché c'è del sangue? Sembra morto. No, stanno riposando. Cacchio, ma non puoi lasciarli dormire, poveracci. Devi andare sempre a sbattere contro. Salve, ciao amico. Ciao. Ora è il momento per una domanda. Ah, ok. Puoi mangiare panini o budini di pane? Ma quale pane non puoi mangiare? Eh? Puoi mangiare panini o budini di pane? Budini di pane? Quale pane non puoi mangiare? Una breadboard? E che diavolo ne so. Ma che cacchio è? Una breadboard? Peccato, puoi mangiare una bread. Ma cos'è una breadboard? No, non puoi. Invece puoi, anche se il mogheo che l'ha fatto è morto il giorno dopo. Ah, questo non significa che non puoi mangiarla? Per inciso, la risposta corretta era pane contenente cianuro di potassio. Ovviamente il mogheo che lo mangerebbe morirebbe sicuramente. Ah, ma credo che sia per il potassio. Non per il cianuro. Beh, ora torno nella mia stanza a dormire. Buonanotte. Ragazzi, dovete sapere che il potassio è molto molto velenoso. E vi dirò una cosa shock. È contenuto nelle banane. Quindi, se avessi delle banane in casa, io le butterei tutte. Perché ogni tanto c'è del sangue per terra, così a caso? Ne sei consapevole di quanto sia gustoso il peperoncino? Sì, ma prima mi sa che l'ho fumato perché qua. Sorpresa, non c'è nulla. Oh, guarda che carini che sono lì dentro. Stanno giocando all'acchiapparello. Ma perché hanno fatto un ritratto di quello di schiena? Perché hanno messo questi dipinti? Sono così inquietanti. Che cavolata. Niente affatto. Oh, vabbè. Sono andati a cercare. Da dove venivo con la voce? Sono proprio qui. È dentro il quadro. Devi dire che. No, è dentro il quadro davvero. Ah, ma che. Non puoi scappare da me. Sono così bene. Ehi, aspetta. Vabbè, troppo lontano ormai. Porca miseria, si sono moltiplicati. Sono moltiplicati i mogheki. Mogheka cacchio. Io credo che se mi prendano, che mi hanno appena preso, non voglio sapere però che cosa mi hanno fatto. Sbaglio o non mi stanno più inseguendo? No, no, ok. Ci sono solo dei quadri. La Madonna, che bordello. Io non ho che chiudere la porta. Senza controllare che dentro ci sia gente. Si stanno ammazzando. Ehi, apri. Pensi di poter scappare da me? Apri. Ah. Farò cose orribili e vabbè. Sentite come si stanno ammazzando. Ciao amici comunque, buongiorno. Oh, senti qua. Senti qua, una farfalla. Oh, perché non ci sono stanze così in tutto il castello? Perché i Mogeko non sono fatti così in tutto il castello? Che cosa sono quei robi? Cosa dovrebbero rappresentare? Guarda che bello. Larva Mogeko. Ah, sono delle larve. Volete il prosciutto? Ehi, guardami, guarda, guarda. Ah, Kurotsuno. Aspetta, c'era la statua nella stanza dell'Otaku. Che è lei di fianco? Mi sembrava un albero. Non ignorarmi. Ciao. Io non che sento un allarmante senso di pericolo. Sarebbe meglio non entrare. Entrare comunque? Sì, anche se ho un gran paura. Innumerevoli Mogeko larve sciamarono su Yonaka. Cosa stavano facendo? Ma si stavano mangiando a vicenda. Spero che mi stiano mangiando. I Mogeko nascono dalle uova. Ah, bene, sembravano dei gatti. Si schiudono dalle uova. Sì, lo so come funzionano i Pokémon così. Ehi, hai visto? Ho visto, ragazzo. Ma cosa? Ah, non sono morto. Mi chiedevo perché c'erano così tanti Mogeko. Sono morto o non sono morto? Ciao, amici. Molto divertente, davvero. Molto spaventoso, ragazzo. Ma chi sta parlando con chi adesso? Scusate, dove sono finito? Sono morto? Ah, bad end. Credo di aver perso. Va bene, probabilmente mi hanno inserito delle uova dentro. E sono morto. Ah, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono un gruppo rumoroso, non è vero? Sono senza decenza per me. Per questo li odio così tanto. Perché dobbiamo stare sullo stesso piano, mi chiedo? Se stai insultando i tuoi figli. Perdonami per non essere presentata. Sono la fata prosciutto. Cosa? Si è lodata la fata prosciutto. Ah, un altro tizio strano. Ho sentito parlare di te. Sei il discorso principale del castello. Sono appena arrivata. Mia cara, non sai che tipo di posto è il Mogeko Castle? Voglio morire. Sicuramente starai iniziando a capire questo castello, vero? No, non ho capito un cacchio ancora. Ma
Sei stata un po' sfortunata ad esserti ritrovata in un posto del genere. Dici? Cara, che problema? Vorrei poterti aiutare. Sì? Ah, ok, ti darò questa. Ho ottenuto una chiave. Ok, potrebbe esserti utile. Ora vai, cara, dovresti affrettarti. Allora, o è la chiave che cercava Kurozuno. Io volevo rubare del prosciutto lì, ma non posso. O è la chiave che cercava Kurozuno, o è la chiave per aprire la porta in alto. Vediamo un po' se è di Kurozuno. Ciao, dove potrebbe essere caduta? No, vuoi una chiave? Cosa sta cercando? Vuoi del porno? Non lo so, vuoi dei giornalini di porno? Cosa vuoi? Vuoi il coltello? Vuoi un gran coltello? No, mi fa solo vedere gli oggetti. Vabbè, allora io vado avanti di qua, ok? Prima non potevo andare, che non c'avevo la chiave. Sembra che ti stia guardando. Ma mi sta guardando. Probabilmente è vero quel robo. Come il quadro di prima. Salire al prossimo piano? Certo. È andata, Mughe. Mughe sì. Se continua così, tutto andrà come Mughetan ha pianificato. Piano 3, qui arriva Mugheko difettoso. Ma siamo già saliti di piano. Cioè, l'altra volta ci ho messo 3/4 d'ora per arrivare al piano 1. E adesso ho fatto due piani in 20 minuti. Ma com'è possibile? Fratellone, dove te ne eri andato? Sei stato via per giorni. Ero andato a comprare le sigarette. Se fossi stato coinvolto in qualche incidente, io cosa posso fare? Fratellone, ma come sta messi? Ah, lui è tipo sdraiato per terra. Io sono arrivato là sopra e vedo i palazzi. Ok. Ci sono. Dovevo un attimo riprendere la visuale. Oh, guarda che carini quando dormono. Basta, Mughetan vuole morire. Che belli. Oh, c'è una freccia. C'è una freccia qua. Dimmi, perché tutti questi scaffali pieni di libri indecenti? Tanto ne ho presi di porno prima. Io non è che prende uno spesso libro? Cacce difettosi, diamo un'occhiata. Non vedo che siamo una singola entità. Tutti i Mughetan sono solo l'inizio della fine. Sono. No, cos'è che è? Sono soli dall'inizio alla fine? Ma negli ultimi anni difettosi di origine sconosciuta sono stati osservati. Loro pensano diversamente dal Mogeko e sono diventati i nostri nemici. Difettosi possono essere una minaccia per il regno di Mogeko. Se se ne trova uno va eliminato immediatamente. Inoltre i difettosi hanno un potere incredibile. Cosa stai leggendo? Oh, aspetta, l'ho già vista quella faccia barra voce. No, voce. Ah, non puoi scappare ora, non puoi. Ah, non più. Il tempo dei giochi è finito. Bene, voi bastardi, catturatela. Cosa? Dai, arriva qualcuno. Dimmi che arriva il difettoso. Cosa state? Stai ferma per un po'? Dove dovremmo portarla? Mettetela nel cello o qualcosa di simile. C'è già lui, però. Abbiamo un sacco di celle vuote, giusto? E comunque il ragazzo è incatenato. Cosa? Come desideri. Bene, allora metteremo Yonakatan in un'altra cella. Poi ci incontreremo per decidere come giocare con lei. Ah, ok. Io non potevo farmi cacchi miei andare avanti, vero? Arriva il Mugico difettoso per caso. Cos'è? Che posto è questo? Lasciatemi andare, che diamine. Ragazza, sei rumorosa. Sai quanto è tardi? Eh? C'è uno con un orecchio mozzato. Ah, stai disturbando il mio sonno, sai? Scusa. Chi sei? Sì. Chi sei tu? No, non puoi fare una domanda alla mia domanda. Oh, ok, siamo diventati amici. Così. Io sono Yonaka Kurai. Ah, sappiamo anche il cognome. Che ci fai qui? I Mugeko mi hanno catturata. E anche tu sei un Mugeko, giusto? Ma sbagliato. Eh? Io sono un difettoso. Ah, ecco il difettoso. Un po' diverso dalla maggior parte di loro. Ok, quindi è di quelli come lui che parlava quel libro. Sì, sembri un'umana. Come sei finita qui? Mi sono drogata. In qualche modo mi sono ritrovata qui. Giusto, non meglio non dirglielo. Magari è della CIA. Sei stata davvero sfortunata. Che ha questo tizio? Aspetta un momento. Avevano detto che mi avrebbero messo in una cella diversa. Perché mi hanno messo qui con te, Mister Mugeko difettoso? Come mi hai chiamato? Beh, penso che vada bene. No, ma lui si chiamerà Francesco. Comunque credo sia andata così. Loro sono degli idioti. Hanno fatto confusione. Hanno fatto confusione? Beh, è probabile. Sono Mogeko. Come se sapessi cosa comporta. Che sono stupidi. Signorina, fatti un favore e scappa subito da questo castello. Ma magari! Ma magari! Se potessi l'avrei già fatto da molto tempo. Il Mogeko piuttosto strano al primo piano mi ha detto di andare al piano più alto per andarmene. Beh, non ha sbagliato. Se arrivi in cima, sì, puoi andare nel mondo che desideri. Quindi è vero, cosa non credevi? Cosa non credevi a quello che ti ha detto Mugeko piuttosto strano? Ah, si chiama proprio così. Beh, pensavo mi avessi ingannata. Beh, non posso biasimarti, lui e tutti gli altri sono Mugeko alla fine. Beh, buona fortuna. Come puoi vedere sono incatenato qui. Sono trattenuto per la mia esecuzione che sarà domani. Ah, ma allora, in teoria, se è il nemico dei miei nemici, è mio amico. Però potrebbe essere tutta una trappola. Esecuzione? Sì, mi hai sentito. Cosa? Che ti aspettavi? Io sono un difettoso, non dovresti scappare? Ho resistito abbastanza tutto questo tempo, inoltre non posso togliermi questo. Una palla e una catena. Solo questa chiave funzionasse su quello. E tu? Cosa?
Dove hai trovato quella chiave? Boh, al piano precedente, ma l'ho avuto dalla fatta prosciutto. Cioè, uno che mi dice: ma sì, me l'ha data la fatta prosciutto. Sì, pronto polizia. Capisco, capisco. Dammela in prestito. No, aspetta. Aprili la cosa e tinti la chiave. Bene, puoi riaverla. Te lo sei tolto? Grazie, signorina. Sono libero grazie a te. Ok. E ora sono annoiato, ti aiuterò. Hai capito? Con la tua fuga. Ma sì, no. Sembra un ottimo compromesso. Andiamo, Mugecko difettoso. Grazie mille, ti amo. Non è vero. Ciao, ragazzi. Ciao, tutto bene? Questi ragazzi sembrano piuttosto. Aiuto, cos'è? Non preoccuparti, non possono uscire. Probabilmente. Probabilmente. Per me, se premo quel pulsante lì, escono. Da questa parte, dove stiamo andando? Prossimo piano, ma ci vorrà un po' di tempo. Ok, le scalinate arrivano solo al secondo piano. Ah, è vero, ho preso una scaletta per il terzo. Perché non hanno fatto delle scale? Che ne so, sono stupidi. Non devono averci pensato. Ok, quindi ci sarà di sicuro qualcosa. Ma che è questa musica paludosa? Che cacchio di. Che cos'è? Questo posto mi dà sempre i brividi. Fortunatamente sono disgustoso, non pericoloso. Andiamo avanti. Ma in realtà è disgustoso neanche tanto. Non preoccuparti, ti aiuterò ad uscire di qui. Non ho nient'altro da fare, davvero. Il fatto che me lo stia continuando a dire non mi aiuta, sinceramente. Pensa al castello come se avesse uno spazio infinito. È sempre in espansione e contrazione. Lo stesso vale per Nemo che. Che paragone è? Da quanto tempo? Ero un normale Mugecko l'ultima volta che sono venuto qui. Beh, forse. Cosa mi ha reso difettoso? Te lo dirò più tardi. Ah, ok, quindi è stato reso difettoso. Non è che ci sono sti difettosi che nascono così. Ma soprattutto, perché mi devi fare un giro assurdo senza far succedere niente? Sei confusa, non preoccuparti, non possiamo perderci. Non c'è una singola biforcazione nel percorso. E fin qua, questo l'ho visto, ok? Però il problema è, perché mi fai fare tutta questa storia? Mi piace il prosciutto, a me. Anche a me piace il prosciutto è buono. Posso sapere perché sto percorso? C'è stata un'infezione parassitaria che si è diffusa molto velocemente nel castello. Sembra che fosse nel prosciutto. Ah, 70% di noi Mugecko morirono allora. Oh, buono, non mi sono ammalato comunque. No, sei verde. Vuoi uscire? Ci siamo quasi. Magari. Forse siamo arrivati. C'è un mio amico poco più avanti. Ma lui è un Mugecko, giusto? Beh, sì. Forza, andiamo. Eccola. Ma questo è arancione. Ma cacchio, ma uno giusto non ce l'hanno. Sei qui. Da molto che non ci vediamo, spirito del sangue. Non pensavo che tu fossi ancora vivo. Bene, anch'io. Sono stato condannato a morte, ma questa ragazza, vedi. Capisco. In poche parole, volete andare al prossimo piano? Sì. Bene, state attenti, tu sai cosa vi aspetta là. Mio servitore, lui vi porterà. Ok, grazie, grazie per l'aiuto. Ragazza, sì. Pregherò per la tua salvezza. Grazie. Mi piacciono sti dialoghi così buttati a caso, no? Cioè, nel senso. Te ne frega qualcosa? No. Andare al prossimo piano? Andiamo al prossimo piano. Tanto qua sto. Guarda, 30 minuti. Ho fatto un piano in 10 minuti. Questo è il fratello. Aspetta, sei così in ritardo, Yonaka. E dopo che sono venuto a casa, Yonaka ancora non c'era? Ma è il fratello, non capisco. Ma va tutto bene. Lei tornerà da me. Oh sì, lei verrà. Però mi incuriosisce sta roba. Cioè, tipo il fratello. Io non vorrei che il fratello c'entrasse davvero qualcosa con sti Mugecko. Dittatura di Mugecko. Magari tipo il fratello è il capo di Mugecko. È quello che tiene tutta la banda solo perché ha delle perversioni sulla sorella, magari. Sono felice che tu stia bene, fratellone. Sono felice che tu stia bene, fratellone. Che tu stia bene, fratellone. Oh, va bene, ma puoi andare. Non c'è il fratellone. Parlava da sola. Ah, ok, ho capito. E voilà. E lo spirito del sangue è morto. Sembra che sia morto dopo lo spostamento. E succede.